Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione. Oggi vedremo l'esercizio numero 5 del metodo per l'accompagnamento per 2 e 4 bassi. Farò ascoltare prima l'esercizio che è molto semplice, questo è. Il ritmo è corto, eh? Quindi pagina 15 del metodo. Qua questo rigo l'ho ripetuto ora 2 volte, è molto semplice, niente di difficile. Abbiamo la prima battuta è questa, poi vado in fa, quindi 5 4 2 cerchiato, quindi faccio una battuta che è questa, la seconda, la terza battuta e poi in chiusura. È semplicissima, quindi una battuta è questa, in chiusura e poi in apertura questa, la sottodominante che si ripete due battute. Attenzione perché ho fatto questo esercizio, perché vi abituate a chiudere con, diciamo, la tonica e riprendere nuovamente con la tonica. In sintesi, se notate, abbiamo una e due battute di sottodominante, cioè di bassi di sotto per capirci, e una e due battute di bassi di sopra in chiusura, va bene? Però il difficile è, insomma, ricollegarsi e quindi riagganciare una battuta con l'altra, tutto qua, ma è facile, eh? Chiaro? Non è niente di complicato. La prima battuta è questa, la seconda è in fa, bassi qui, la terza nuovamente così, e la quarta ritorna in do. Però nel collegarla, prima fatela così fermandovi. Ci siamo. Quando andrete a collegare sarà l'ultima battuta in do che ritorna nuovamente in do all'inizio, quindi rimane fermo, quindi così. Il rigo è questo. Ora da capo. Ora da capo. Quindi ecco qua, il numero 5 è molto semplice. Qualcuno potrebbe dire, ma non potevi scrivere direttamente 2 volte do, 2 volte fa. No, è per abituarvi anche, come ho detto poc'anzi, insomma, nella lettura a cavallo, cioè finisce in do e ricomincia nuovamente in do, quindi abituarvi anche un po' a leggere. Va bene? Questo è l'esercizio numero 5, che non è difficile. E vi faccio vedere anche il suono riprodotto da un organetto in sol. L'esercizio numero 5 è quello qui. E questo va bene? Ecco qua. Bene. Che c'è da dire più? Niente, l'esercizio numero 5 va bene così. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone. Alla prossima lezione. Ciao a tutti.